Ciao a tutti, bentornati. Sto approfittando perché mi sono arrivati dei pacchi oggi, quindi sto girando diversi video. Mi è arrivato il pacco dell'ordine fatto su Nike Beauty. Dovete sapere che su Nike Beauty ci sono degli sconti pazzeschi, cioè potete anche pagare un prodotto 1,99 euro. C'era la settimana scorsa l'offerta di alcuni set, che poi sono quelli che ho preso ad un prezzo stracciatissimo. Io li ho pagati 5 euro a set, roba che l'intero set in realtà costa sulle 20 euro. Parliamo di brand non proprio costosi, abbastanza comunque economici. Andiamoli a vedere un po'. Qui c'è chiaramente l'imballaggio. Allora, uno dei brand che volevo provare da un po' di tempo è proprio Farm to Fresh. Vedo ovunque questa maschera, ed è la maschera al miele. Io ho preso nello specifico questo set, tra l'altro sono tutte full size. Questa qui l'ho pagata 5 euro. Di Farm to Fresh ho scelto un solo set. C'era un altro set che però non mi incuriosiva più di tanto. Quello che volevo provare era proprio quello che contiene questo set nello specifico. E infatti all'interno troviamo un contorno occhi anti-age. Poi la loro famosissima maschera al miele, tra l'altro è un brand completamente naturale. E questa maschera mi incuriosisce tantissimo. All'interno ha anche curcuma, avena, miele, tra l'altro è da 100 ml, è idratante, dermoprotettore, anti-età. E ripara la pelle. Io infatti sono curiosissima. Oltre che, vabbè, il packaging adoro, adoro un sacco, mi piace tantissimo. Ed infine, ultimo prodotto all'interno è una crema viso. Questa qui è una crema anti-age, idratante, antiossidante, rigeneratore, quindi rigenera la pelle da 60 ml. Non capisco di che materiale sia. Mi piace anche questo particolare di questo legno, è molto bello. Proprio il set in sé per sé è davvero bellissimo. Bello, bello. Un attimo che devo sistemare un pochettino il tutto. Poi, gli altri due set che ho preso, infatti in tutto ho preso tre set, sono entrambi di Detox Skin Food. Eccoli qua. Adesso li andiamo a vedere uno ad uno. Questo è ad esempio uno di quei brand che vedo su Instagram, è super instagrammato, soprattutto le creme, le maschere si vedono praticamente ovunque. Quindi poi ne ho sentito anche parlare un sacco, soprattutto di alcuni prodotti, di altri un po' meno, però di altri. All'interno troviamo questo gel detergente che è uno dei più instagrammati, insieme credo allo scrub. È un detergente viso per tutti i tipi di pelle ed è, dice, si chiama Active Cleanser, quindi dovrebbe essere in gel, non so se poi va a fare anche un po' di schiuma, con all'interno ingredienti naturali. Ah, dice anche che c'è tè verde, dice anche tutto quello che... olio di bergamotto, dice anche chiaramente qui dove c'è scritto key ingredients, c'è scritta la lista appunto degli ingredienti che lo compongono. Poi c'è lo scrub anche, di questo ad esempio ci sono tanti pareri discordanti ed è uno scrub, anche qui vediamo se ci dice qualcosa. Abbastanza forte, sa di limone, anche lui green tea, quindi tè verde. Eco ginger, quindi dovrebbe avere anche zenzero, credo. Devo capire bene. Sono curiosa anche di questo. Di questo ho sentito, ripeto, dire tante cose positive da alcune ragazze, invece ad altre non è piaciuta. Quindi non resta che provarla. Ultimo prodotto di questo set è invece il burro struccante, un cleansing balm, quindi sa di banana, non so, sa di frutta, sa di una frutta particolare, spinaci, olio di mandorle, olio di argan, spirulina. E devo capire che cos'è questo occhiale, che non so. Anche lui, all'interno hanno tutti ingredienti di origine naturale. Questo, ad esempio, mi incuriosisce tantissimo perché ultimamente sono in fissa con gli oli struccanti, i detergenti o i balsami struccanti. Adesso in questo periodo ne ho diversi, li sto provando tanti. Infatti vi farò sicuramente un recap generale di tutto. Andiamo a vedere infine l'altro
Prima che mi cada tutto, a questo punto io mi metterei un po' più comoda. Altro set che ho preso di Detox Skin Food invece è questo set che all'interno contiene un prodotto corpo, quindi una crema corpo, un olio idratante viso, che è questo qui, e una crema antirughe. Partiamo subito dall'olio viso. Come sapete, io avendo la pelle mista sono molto attenta con gli oli. La sera però ogni tanto utilizzo l'olio viso, di giorno mai, perché ho paura che poi mi lucido troppo. Quest'olio all'interno contiene olio di riso, olio di mandorle, vitamina E, sempre questo ingrediente cale che non ho capito bene che cosa sia. Se faccio una ricerca ve lo scrivo anche, ve lo scrivo da qualche parte, da 30 ml. Quindi avendo all'interno olio di mandorle, ma soprattutto olio di riso, dovrebbe donare luminosità al viso e anche andare a bilanciare il sebo, perché credo che l'olio di riso faccia proprio, aiuti proprio a quello anche. Questo qui invece è il prodotto corpo, con tè verde, curcuma, bergamotto, è scritto in spagnolo mi sa, perché questo brand è spagnolo, però voglio sentire, vediamo un po' se riesco a sentire la fragranza. Allora, di primo impatto mi sembra molto leggera come crema, infatti non lascia striature, è semplicissima, cioè si asciuga subito. Ha una fragranza abbastanza naturale, non è anche piacevole. Però la cosa bella di questo prodotto è che mi piace un sacco il dispenser, quindi sicuramente lo terrò anche in bagno e ci metterò magari, che ne so, il sapone o altro. Questo qui ad esempio mi sembra vetro, ma non vorrei fosse, non fosse proprio vetro. Ultimo prodotto invece, terminiamo con una crema, con una crema viso, anche lei per tutti i tipi di pelle, con avocado, quindi molto idratante, olio di mandorle, tè verde, e anche questa non voglio aprirla perché magari ho altre creme da aprire, la tengo ancora chiusa per un po' finché magari non capisco che cosa utilizzare, ho paura di non utilizzarla sin da subito, quindi non la apro. Però anche lei mi incuriosisce, anche lei mi piace tantissimo il pack di questi prodotti, soprattutto questi qui di Detox, ma anche i prodotti di Farm to Fresh sono davvero belli, oltre ad essere super economici, davvero li pagate, io li ho pagati pochissimo, cioè il set 5,70 euro per dei prodotti che comunque non sono high cost, sono, parliamo sempre di prodotti molto abbastanza economici, però a questo prezzo io trovo sia davvero conveniente e anche un modo per provare cose nuove. E quindi chiaramente io mi sono buttata, ho scoperto che anche in questi giorni ci saranno dei saldi, secret sales di altri brand, credo, addirittura vogliono fare anche, non so in quale giorno nello specifico, dei saldi, cioè o meglio dare gratis l'intero, cioè sull'intero sito tutti i prodotti per mezz'ora saranno praticamente gratuiti, fino chiaramente ad un tot di 500, non mi ricordo di quanti ordini. E quindi Nike Beauty ultimamente sta sfornando questi super affaroni, e anche da parte mia anche un modo per sia scoprire il sito, ma anche per scoprire nuovi brand, perché sono brand che magari conoscevo ma che comunque non avevo mai provato, non mi ero mai approcciata più di tanto, e quindi secondo me è anche un modo per avvicinarmi ad altri brand. E questo era il mio ordine fatto da Nike Beauty, io sono molto soddisfatta e curiosissima di provare quasi tutto quello che ho preso, chiaramente vi farò sapere, vi terrò sempre aggiornati, e come sempre io vi ricordo di iscrivervi al canale, di passare anche dalla mia pagina Instagram, e noi ci vediamo presto, ciao!